cerco di raccogliere tutte le segnalazioni dei cittadini e mi trovo oggi a Taranto, ovviamente in al quartiere Salinella, in via Lago Maggiore 33. Mi era stata segnalata anche attraverso la pagina di Taranto e Lui una situazione incredibile, dei rami, un albero che in buona sostanza quasi entra con i rami in casa di una persona, in una abitazione. È incredibile. Ho cercato di capire quale fosse la situazione e abbiamo scoperto che lo stabile, l'immobile, appartiene all'ex IACP che si chiama oggi Arca Ionica, quindi sono le case popolari dell'ex IACP. Allora mi rivolgo all'ente affinché si provveda immediatamente, si provveda alla bonifica dell'area, si provveda appunto alla potatura dell'albero, perché non è possibile che una signora, questa persona, si debba trovare davvero i rami in casa, con il rischio che insetti, topi, gatti possono tranquillamente, come in alcuni casi è accaduto, entrare addirittura in casa. Quindi ci sono condizioni igieniche davvero gravi. C'è da intervenire, non c'è altro da dire, lo sto facendo con una denuncia dal punto di vista mediatico, mi rivolgerò all'ufficio proprio per comprendere qual è stato il motivo per cui non si è provveduto alla potatura e soprattutto per far sì che la potatura avvenga periodicamente e stabilmente. Ma qui non è soltanto questione di alberi, è tutta la zona che è terribilmente disastrata, vedete erbaccia, sterpaglia, sporcizia, questi cumuli anche di rifiuti vicino alla terra, ai terreni limitrofi, che non vengono appunto rimossi, non c'è una pulizia periodica, sistematica da parte del comune della strada adiacente appunto a questi stabili, quindi anche in questo caso l'igiene pubblica, la pulizia che il comune di Taranto dovrebbe fornire e non fornisce. E mentre sto registrando questo video selfie, vi assicuro che sono stato letteralmente preso d'assedio dalle zanzare. Io da pochi minuti, immaginate un po' la gente che ci vive 24 ore su 24, immaginate un po'. Non potrebbe essere diversamente, visto che la bonifica della zona non avviene, gli alberi sono lì con rami che entrano in casa, insomma la natura selvaggia purtroppo abita in via Lago Maggiore 33 e numeri civici appunto limitrofi. Beh, questi sono cittadini davvero abbandonati dall'Arca Ionica e abbandonati anche dal comune di Taranto. Siamo nel 2023, siamo a Taranto, ma credetemi, mi pare di stare nel Medioevo e mi pare di stare in un paese del terzo mondo.